per una questione turistica, ovviamente, avere un bel castello non è una sufficiente ragione perché ci sia la gente che lo venga a visitare, perché ovvio, la gente, oggi il turismo è organizzato e quindi è stato necessario, ho cominciato io da un'idea mia, di fare un circuito di castelli. Il primo circuito era nato a Piacenza, precedente dagli anni 90, e poi diciamo alla fine del 90, nel 99 è stata fondata da me questa associazione che si chiama i Castelli Ducali di Parma e Piacenza, che hanno la funzione di essere un circuito, perché il turista, come nella Loira, va a vedere molti castelli su una valle che, anche se non sono un vero circuito, diciamo, organizzato fra di loro, sono tanti castelli in un territorio, sono tutti dello Stato, per cui però il turista fa una gita su un percorso di varie possibilità. Quindi il fare un percorso che sia in questo caso di Piacenza e di Parma, con un numero di castelli, noi adesso ne abbiamo 26 iscritti, ma siamo più di 30 come realtà che possono essere visitate, interessano il turista, perché soprattutto il turista straniero ha la necessità di avere un percorso che lo coinvolga e soprattutto che porti qui un turista che resta da noi un po' un periodo lungo, quallomeno un paio di giorni, che è il turismo ricco, diciamo, che unita alla nostra gastronomia, alla nostra enologia o enogastronomia, come volete, alla musica e tutte le nostre ricchezze, che sono anche molto ricchezze di natura, abbiamo delle valli splendide. Così fanno sì che qui si può svolgere un'attività turistica che può far dare un futuro ai nostri monumenti, perché la base delle difficoltà che ha un proprietario oggi sono quelle di manutenerlo. Come dicevo prima, il costo di manutenzione di una proprietà del genere, visto poi che il nostro Stato ci aiuta molto molto poco, per dire che non ci aiuta niente, sono assurdi. Infatti purtroppo le proprietà moltissime sono chiuse, sono in vendita, vengono lasciate abbandonate, e ovviamente diciamo, proiettarlo nel mercato turistico non è una cosa così semplice. Ripeto, fatto come circuito ha sicuramente una sua valenza, perché noi sappiamo di essere oggi il prodotto più forte che c'è, diciamo, sui territori dell'Emilia sicuramente, considerate che i nostri castelli, tra Piacenza e Parma ovviamente, però abbiamo 1.600.000 accessi sul sito internet, perché voi abbiate, con 600.000 visitatori, quindi vuol dire che ogni tre persone che vanno sul sito una viene a visitare. Perché voi abbiate un raffronto, per esempio in Veneto sono 400 ville in una zona altamente turistica, perché va da Venezia, Verona, Vicenza, Padova, tutto quel che volete, sono più di 400 le ville, 4.000 quelle che vedete, e però il loro sito fa 280.000 accessi. Quindi noi siamo sicuramente in una posizione avanzata, perché ci siamo organizzati, perché ci presentiamo come circuito, e Piacenza particolarmente, in quanto è meno, diciamo, conosciuta sul piano turistico, è sempre stata una valle conosciuta, le nostre, per una bella natura, per il buon vino, se vogliamo anche per una parte i salumi, per quel che si vuole, però i castelli, anche i monumenti in generale, la stessa città è poco conosciuta. Allora il fatto di essere adesso molto lanciati, siamo sicuramente leader in Italia, perché tutti ci copiano, uniti a Parma, che con loro facciamo un ducato, perché c'è un problema turistico che la gente magari non conosce, ma nel mondo non possiamo parlare di dei castelli. Già far capire dove Piacenza è difficile, Parma e Piacenza già cominciano ad essere storicamente un ducato, che era un'entità geografica antica che faceva sì che lo straniero la localizzasse. Poi ovviamente Parma forse più di noi, perché aveva il parmigiano, e chi si chiama parmigiano, e quindi Parma. C'è Verdi che risulta piacentino adesso, ma una volta sicuramente più conosciuto come musica su Parma, e fa sì che il nostro territorio di questo ne ha un grande vantaggio. Io dico che i proprietari di castelli a Piacenza sono molti privati, mentre a Parma abbiamo molti castelli pubblici, ed è stata una grande abilità di riuscire a gestire il pubblico col privato. Pure a Piacenza c'è Vigoleno col comune, lui c'è il Castello Arquato, che fa, c'è il comune di Piacenza col Palazzo Farnese, il Castello Farnesiano, il Castello Visconteo, che sono parte del nostro circuito e quindi sono anche enti pubblici. Però è interessante, noi abbiamo molte cose private e il turista oggi è
è più alla ricerca di vedere la casa, perché per vedere il monumento muto, il monumento, per vedere delle cose eclatanti nel campo dell'arte, degli immobili, dell'arredo, della pittura, uno va a vedere un museo, invece quello che la gente vuol vedere è la casa, possibilmente se vissuta, se abitata, e come si visita e come si abita oggi un castello. Ma noi qui a Rivalta è una delle cose che interessa di più, più di far vedere il quadro di Raffaello, è più interessante per la gente. Adesso noi stiamo preparando una mostra sulle tavole, ma la gente, io tengo che tutto quello che facciamo è tipico della nostra famiglia, quindi si vedono le nostre tavole, la nostra armeria con i nostri vessili della famiglia da Lepanto. Io deve essere personalizzata, ma è quello che la gente apprezza. Quindi io, se c'è qualcuno che si vuole mettere a fare il nostro lavoro e purtroppo afflitto da un castello, io dico afflitto perché, come dico, ha dei costi, che presenta delle grosse rinunce, perché uno che ha una proprietà del genere deve fare delle rinunce, non è un lusso. Poco fa un signore mi ha detto, quando uno è miliardario, può darsi anche che il castello valga dei miliardi, però ne costa anche molti, sono in più le rinunce, uno magari vorrebbe andare in America, a Acapulco, qui bisogna stare qui e curarlo. E quindi anche chi si ha una proprietà farebbe bene a pensare di poterlo sviluppare, perché c'è spazio, a Piacenza ne abbiamo spazio, noi abbiamo molti castelli privati in mano a privati che sono chiusi, e poi i proprietari si lamentano continuamente che il costo è enorme, è ingentissimo. Garantisco, per questioni di prove fatte, che noi facciamo con la visita, c'è un grosso aiuto sulla manutenzione. Ovviamente poi noi non facciamo solo questo, perché noi con Rivalta facciamo poi anche eventi, matrimoni, facciamo tutte quelle attività che possono essere dalle mostre, quello, tutto ciò che ci viene in mente per cercare di attrarre, di sollecitare il turismo, visto anche che il turismo ormai è in una situazione molto avanzata, cioè ormai tutti si rivolgono a fare del turismo, che mentre una volta ce n'era un po', che adesso tutti vedono il turismo, l'apertura, la visita, per cui c'è anche una certa, bisogna anche fare un prodotto competitivo, un prodotto che abbia dei contenuti importanti, perché non basta aprire una porta e far vedere un castello mezzo di rutto impolverato, deve essere una cosa che ha un suo sviluppo. Quindi io ho cercato di far questo, io l'ho consigliato ai miei soci dei castelli di Piacenza e poi anche a Parma, perché è la qualità che fa differenza, come in tutte le cose del mondo, cioè bisogna, la nicchia è di fare un buon prodotto di buona qualità e curato, perché il visitatore non è un pellegrino, ormai sono viziati, sono abituati a vedere cose belle e ben presentate, per cui io questo penso, e quello che farò dicendo dappertutto in tutti i miei convegni, dico che noi a Parma e a Piacenza siamo stati bravi. Piacenza ha fatto moltissimi passi, perché mentre era molto indietro, adesso è anche la stessa città, insomma, si è portata molto nell'attualità, e questo mi fa piacere, perché noi sicuramente, per esempio, come città non abbiamo niente da invidiare a nessuno, perché abbiamo una città meravigliosa, poco conosciuta, ma varrebbe la pena di cercare di promuoverla di più e farla visitare meglio.